Nell'odierna giungla degli abusi lessicali, i termini territorio, ambiente e patrimonio sono stati contaminati da interpretazioni contenutistiche spesso fuorvianti. Ci preme qui solo ribadire il profondo legame oggettivo che li collega, definendo un sistema complesso e indivisibile che determina, in ultima analisi, il senso e la qualità della nostra vita. Ritorna così in primo piano la questione della tutela del patrimonio artistico e culturale, sottolineando più che mai il suo valore immateriale. Esso, infatti, è memoria dell'identità di una comunità. Le opere d'arte non sono oggetti di culto nati per essere dimenticati in un museo, ma energie vitali della nostra vita sociale e della politica, intesa come direzione collettiva della cosa pubblica. L'arte figurativa e il paesaggio divengono un fatto pubblico che necessita di una tutela e di una conoscenza storica. Operano congiuntamente, definiscono il territorio nazionale, la forma dei suoi luoghi e l'arte è in sinergia con l'ambiente. Il patrimonio storico e artistico della nazione italiana, usiamo le parole dell'articolo 9, è un bene comune o è un bene di mercato? È una domanda a cui ogni giorno dobbiamo dare una risposta esplicita o implicita. Perché preoccuparsi del fatto che stiamo andando verso una società in cui tutto è in vendita? Per due ragioni. Una riguarda la disuguaglianza, l'altra riguarda la corruzione. Assegnare un prezzo alle cose buone può corromperle. Questo perché i mercati non solo distribuiscono beni, essi esprimono e promuovono determinati atteggiamenti nei confronti dei beni oggetti di scambio. Spesso gli economisti pensano che i mercati siano inerti, che non abbiano ripercussioni sui beni che scambiano. Ma questo non è vero. I mercati lasciano il segno. Talvolta i valori di mercato scalzano valori di cui varrebbe la pena invece tener conto. Se trasformate in merci, alcune delle cose buone della vita vengono corrotte e degradate. Dunque, per stabilire dove va collocato il mercato e a che distanza andrebbe tenuto, dobbiamo decidere come valutare questi beni. La salute, e naturalmente la salute è il primo dei beni, pensate alla grande discussione sulla riforma di Obama, la sfera familiare, la natura, l'istruzione, l'arte, i doveri civici e così. Da sempre esiste un diritto sul valore immateriale di quelli che poi si chiameranno beni culturali, del patrimonio culturale, che limita i diritti della proprietà sul bene materiale. Lo studio, la formazione ricorrente, la ricerca devono sviluppare la conoscenza critica che si oppone alla logica della cultura vista esclusivamente come intrattenimento. Gli storici dell'arte sono gli operatori di una nuova alfabetizzazione figurativa e non organizzatori di eventi al servizio di poteri locali. Si profila un preciso ruolo politico anche per l'associazionismo no profit dell'ambito culturale, quello di sensibilizzatore dei problemi legati all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio, concepiti come un bene comune o una proprietà collettiva. La controinformazione, oggi più che mai, è un asse portante della costruzione di un pensiero critico contro la disinformazione dei media, organi del pensiero unico imposto dal potere. Credo che questa tendenziale costruzione di una società del non consenso, del dissenso, sia una condizione vitale per il futuro della democrazia. Del resto, è per questo che la Costituzione impone alla Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca. È solo per questo, per sviluppare non il consenso, ma il suo contrario.
una redistribuzione di massa di una conoscenza continuamente rinnovata dalla ricerca. Il progetto di sviluppo non solo urbanistico della città, propinato dalle pubbliche amministrazioni negli ultimi decenni, prevede soprattutto la riqualificazione delle ex aree industriali di Brescia. La città è in Europa tra quelle che ha un'ampia fetta del territorio comunale, circa i 2/5, occupata dalle macerie dell'industrializzazione. 4,5 milioni di metri quadri che hanno un valore stimato di 2,7 milioni di euro. Ruderi posti su terreni avvelenati dai rifiuti delle lavorazioni industriali che il capitalismo aggressivo ha lasciato in eredità alla collettività. In una logica di pseudo riscatto urbanistico è previsto ad esempio un rilancio del comparto Milano della zona ovest attorno al polo del Musil. Il progetto Oltre la strada coinvolge via Milano e i quartieri Primo Maggio e Fiumicello. È stato varato nel 1998 con una modificazione al piano regolatore generale e reso operativo con un piano particolareggiato del 2001 e nel 2010, con la prima variante che prevede un recupero delle ex aree produttive e, guarda caso, con un incremento delle aree residenziali. È ipotizzato anche un rilancio della zona sud con gli ex magazzini generali, le casere, l'ex fabbrica Pietra e il Pala Leonessa della zona est col Parco delle Cave. Anche il volto della città nel centro storico dovrebbe subire significative trasformazioni, con alienazione o riqualificazione di siti facenti parte del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni, circa 35 immobili il cui valore è stato stimato nel marzo 2015 26.979.656 euro. Si tratta ad esempio dei palazzi Avogadro, dei Salvi Bonoris, dell'ex macello comunale dell'Ortomercato, della Cascina Maggia e delle ex caserme Randaccio, Ottaviani e Papa. Per quanto riguarda il comparto cultura, la logica sottesa, non nuova, è quella di rilanciare un sistema museale integrato che abbia come polo il Capitolio e Santa Giulia per estendersi al Castello con il Museo del Risorgimento e il Marzoni e alla Bretella Pinacoteca Tosio Martinengo, Palazzo Martinengo, sede dell'ex Tribunale, Palazzo Tosio, sede dell'Ateneo, e di una futura galleria d'arte moderna con opere dell'Ottocento, un sistema che si completerebbe con la Crociera di San Luca e la Galleria di Arte Contemporanea. Questi, schematicamente, sono aspetti del progetto che è stato presentato alla collettività. Un'ipotesi ambiziosa di grande città dell'arte e della cultura, posta sempre al centro di ogni campagna elettorale. Un costante storytelling a guida dell'informazione, basato sulla narrazione di scenari futuri più che su reali ipotesi progettuali. Le farneticazioni sulla costruzione di un nuovo museo della scienza, il carosello dei possibili interventi nell'area del castello, oggi ridotti al progetto di un insensato ascensore, la totale paralisi dei lavori per il Musil e la riqualificazione delle casere, la gestione del sistema museale affidata per un ventennio alle modeste capacità progettuali della Fondazione Brescia Musei e così via, sono esempi evidenti di ciò che resta di questo sogno ingannevole che è stato ripescato in occasione della scadenza della Città della Cultura nel 2023. Il dato certo sono alcuni esempi di privatizzazione dei beni del patrimonio,
la loro alienazione a favore dei privati. Il caso recente più eclatante in città è quello del mercato dei grani in Piazzale Arnaldo, dove uno splendido edificio ottocentesco, per anni visto come una possibile sede museale, è stato affittato alla movida notturna. Altro caso a rischio di svendita è stato l'assurdo progetto di affittare la crociera di San Luca per allestire un fantasmagorico e privato museo del tappeto. L'AREF, in brevi video, presenterà casi problematici inerenti al patrimonio artistico e culturale della città. Vogliamo così inaugurare una specie di osservatorio che vigili su detto patrimonio, informando sul suo degrado e sui tentativi di svendita ai privati. L'obiettivo finale è formare un cittadino consapevole, attivo, critico.